Buonasera a tutti e benvenuti qui su Focus 3.0, il mistero della vita, e benvenuti ad una nuova puntata di questa, diciamo così, nuova rubrica che si chiama Cose dell'altro mondo. E siamo appena partiti con la diretta, quindi insomma, io attendo che man mano le persone, i nostri amici si collegano. E approfitto di questo spazio iniziale, ciao Desiree, per salutare tutti coloro i quali si stavano per collegare o che appunto sono già collegati. Questa è una diretta che io faccio da un luogo importante. Perché mi trovo in questo momento a Stansted, presso questo college molto prestigioso che è l'Arthur Findlay College, proprio una, come dire, una sede, un'istituzione per coloro che studiano la medianità, studiano il cammino spirituale. E quindi per me è un grande piacere farvi la diretta da questo luogo così appunto sacro e contestualmente spero che la connessione regga, perché sto utilizzando quella del mio telefonino e sto cercando appunto di fare il collegamento con il computer. Saluto tutti quanti, vedo che siete già appunto in collegamento. Vi ricordo un po' come funziona la struttura di questi collegamenti, di queste dirette. Faremo una prima parte un po' teorica e cercherò poi in qualche maniera di rispondere a qualche domanda. In merito appunto che vengono fatte in merito al tema di questa sera. Il tema di questa sera è il percepire l'energia. Siamo partiti l'altra volta, vi ricorderete, con la prima puntata di questa rubrica, che era appunto l'energia, siamo energia, e oggi andiamo avanti con il nostro piccolo ma importante percorso che si chiama appunto percepire l'energia. Quindi vi invito a rimanere in ascolto, a rimanere collegati, e se avete delle domande sulla questione che trattiamo questa sera, poi più tardi potrete scriverle così che io possa poi leggerle. Ciao a tutti i collegati, a tutte le persone che insomma stanno entrando in collegamento in diretta su Focus 3.0. Naturalmente il mio grazie speciale va ad Enrico e ad Anna, che hanno permesso questa opportunità, mi hanno dato questa opportunità di potervi parlare da questa importante pagina, che è appunto Focus 3.0, e di dare vita a questa rubrica Cose dall'altro mondo, dove tratteremo percorsi appunto di medianità, di spiritualità, di crescita personale. Insomma, ci terremo per mano, lezione dopo lezione, incontro dopo incontro, per cercare appunto di dare, almeno dalla mia modesta esperienza, quello che è appunto una possibilità a tutti di capire un po' come funziona. Vi saluto tutti e ripeto, la tematica di questa sera è percepire l'energia. Dopo una prima parte teorica e al limite un piccolo dibattito, con le vostre domande, vedremo se qualcuno dall'oltre, verrà anche magari a chiederci, di parlare con qualcuno di voi. Io, come dico sempre, lascio la porta aperta e di conseguenza, come dire, se qualcuno, vorrà farsi percepire e se sarò io in grado di poterlo fare, certamente risponderò al servizio. Ripeto, sono appunto in diretta qui dal college, dall'Arthur Findlay, Stansted, Londra, per cui spero che il collegamento funzioni e se ci sono problemi tecnici eventualmente fatemi sapere. Allora, secondo appuntamento, come detto, parliamo del percepire l'energia. Percepire l'energia è un grande, grande tema perché passa attraverso tutta una serie di, come dire, di canali diversi che andremo questa sera a vedere, attraverso vari modi appunto per percepire l'energia. Ma sono certo che già tutti voi in qualche maniera abbiate sperimentato questa tematica. E facendo un breve, veloce ripasso,
L'altra volta abbiamo iniziato questo percorso assieme con il tema Siamo energia e abbiamo un po' visto che sia dal punto di vista religioso, spirituale, ma anche scientifico, ci è stata data più volte la conferma di tutto questo, cioè siamo fatti di energia, non siamo solo un corpo, un ammasso di organi, di ossa che cammina, ma abbiamo proprio attorno a noi e dentro di noi una forza che, come dire, potremmo definire proprio divina, una componente apparentemente trasparente, molto potente, che dà vita ad una serie di legami, di connessioni con il nostro mondo interiore e con il mondo esteriore, ma soprattutto con il mondo spirituale, quel luogo da dove tutti quanti noi veniamo e presso il quale tutti quanti noi torneremo. Quindi siamo energia significa assumere la consapevolezza che c'è qualcosa che alberga in noi di molto potente, di molto forte e soprattutto di invincibile, perché è talmente, come dire, così prorompente da rompere l'argine della morte e sopravvivere appunto alla morte stessa. Quindi l'energia che ci anima è un'energia immortale, eterna. E in alcuni ambienti si dice che il nostro spirito non è mai nato e mai morirà. È un concetto un po' filosofico particolare, ma rende l'idea. È qualcosa che ci fa capire che ciò che anima ciascuno di noi è veramente qualcosa di molto misterioso, molto mistico e molto divino. E quindi abbiamo appunto parlato di energia, abbiamo parlato dei biofotoni, no? Le emissioni, quelle radiazioni, quelle emanazioni che tutti gli esseri viventi emanano proprio in termini luminosi e via dicendo. Oggi proviamo invece a capire come si può percepire questa energia, perché chiaramente poi una volta che abbiamo compreso che non siamo solo ciò che i nostri occhi ci rivelano, dobbiamo anche capire un po' come possiamo lavorare, percepire questa energia. Come dicevo prima, sono sicuro che moltissimi di voi, se non la maggior parte, se non tutti, hanno già sperimentato un lavoro di questo tipo. Per esempio, provate a immaginare quante volte vi siete ritrovati nella vita a dire se avessi ascoltato quella vocina interiore, magari non mi sarei ritrovato in questa situazione. A me succede molto spesso, no? Magari incontri una persona, senti che, come dire, magari non è la migliore persona per te, non è il migliore incontro, che magari potresti, come dire, non dare troppa fiducia e poi ti lasci prendere dalla situazione, dalla relazione, quindi ti apri e a quel punto poi magari passa una settimana, due o tre e ti accorgi che forse era meglio sentire quella vocina interiore. A quanti di voi è capitato? Sono sicuro a tantissimi, alla maggior parte di voi. Oppure, quante volte ci è capitato proprio di avere delle strane sensazioni, intuizioni e quindi magari talvolta anche comprare quel gratta e vinci piuttosto che andare in un posto piuttosto che in un altro all'ultimo minuto facendo dei cambi per poi capire che effettivamente quella scelta finale, quel seguire l'istinto era giusto. Vi racconto un piccolo aneddoto che mi piace sempre raccontare quando ero piccolo. Era credo l'anno 82, uscì un film E.T. l'estraterrestre e ricordo che ovviamente da bambino insomma ero innamorato della storia di questo extraterrestre, di questo personaggio così molto molto fantasioso. Quell'estate ricordo c'erano ancora i miei genitori, ero piccolo appunto, andammo in una festa di paese e tra le varie attrazioni c'era anche questa baracca, questa diciamo sì, baracca, insomma, quei posti dove tu puoi andare e sollevare i tappi per vincere dei premi. Penso che chi ha qualche anno come me, insomma, se li può ricordare. E ricordo che ero talmente, come dire, innamorato di E.T. che volevo a tutti i costi il primo premio di questo gioco con i tappi. E il primo premio era proprio un pupazzo di E.T. Ebbene, la storia narra che insomma, era molto difficile su tanti, tanti, tanti tappi riuscire a prendere proprio quello,
non so se avete presente quel gioco, no? Una grande tavola con tantissimi tappi di sughero da sollevare e sotto c'è un colore corrispondente al premio. Ebbene, sappiate che ero talmente intenzionato a vincere quel pupazzo che al primo colpo, sorprendendo i miei genitori, nonché coloro i quali appunto avevano questa baracca, questo, insomma, questo gioco dei tappi, che vinsi al primo colpo il famoso pupazzo di E.T. Al momento, chiaramente avevo credo 10 anni, non avevo bene le idee su cosa fosse capitato. Oggi, a distanza di tanti anni, capisco invece molto bene. La mia forza legata all'intento, la mia voglia di vincere e il mio pensiero creativo mi aveva portato proprio a scegliere il tappo vincente in maniera inconsapevole. E questa maniera inconsapevole è fondamentale per il lavoro dell'energia. Saluto tutti quanti, stanno entrando, non vi saluto uno per uno, ma sappiate che vi sto guardando e vi ringrazio tanto per esservi collegati e essere qui con me. Quindi il potere dell'intenzione, il desiderio, ma soprattutto il pensiero prima del pensiero sono ingredienti fondamentali per poter percepire e lavorare, con l'energia. E che cosa vuol dire questo? Che molto spesso noi pensiamo che il lavoro della percezione passi attraverso il pensiero, attraverso la mente. Quante volte vi è capitato di incontrare una persona che magari era vestita bene, si presentava in maniera elegante, era sorridente, molto affabile, apparentemente una persona insomma affidabile, e per poi scoprire, magari conoscendo, che invece quella persona col tempo si rivelasse una persona negativa. È una persona approfittatrice, magari una persona ipocrita, una persona poco generosa, eccetera, eccetera. Quante volte vi è capitato di essere stati ingannati dai sensi fisici, quindi dalla vista? Provate a pensare. Spesso capita così. Poi magari incontrate una persona molto umile, vestita semplice, apparentemente magari non tanto affidabile. Magari appunto partite già con i fucili puntati perché temete insomma, la personalità di questa persona, per poi accorgervi che invece l'abito non fa il monaco. Vi è mai capitato? Io credo proprio di sì. Quindi il percepire l'energia passa molto per questa via che tutti noi sperimentiamo. Provate a pensarci. Siamo abituati ad osservare il mondo, la realtà circostante, attraverso i nostri famosi sensi fisici. E di conseguenza attraverso la vista, attraverso l'udito, attraverso il tatto, attraverso il gusto, attraverso l'olfatto. Ma questi sensi fisici ci aiutano a lavorare, come dire, con la realtà densa, la realtà dove in questo momento ci troviamo, per cui con la realtà della materia. Per poter invece lavorare e quindi percepire l'energia, noi dobbiamo utilizzare un altro tipo di aspetto sensoriale che appartiene a ciascuno di noi, che è proprio quello legato ai sensi psichici, li chiamiamo così. Che cosa vuol dire? Vi sarà appunto capitato più di una volta di avere delle percezioni, di avere delle sensazioni. Quindi non è tanto il pensare, non è tanto arrivarci con il ragionamento, ma quanto arrivarci attraverso quella sensazione. E naturalmente sono elementi che appartengono a ciascuno di noi e sui quali ciascuno di noi deve lavorare. Nell'ambiente, diciamo, medianico, quello che succede è che questi sensi hanno anche un nome specifico. Per esempio, alla vista, quindi attraverso, insomma, la vista degli occhi, alla vista degli occhi corrisponde il senso psichico della chiaroveggenza. Quindi il poter vedere oltre. Quando noi parliamo di chiaro, parliamo sempre della qualità, della risorsa, della capacità di vedere oltre. Quindi la chiaroveggenza è quel modo di poter osservare l'energia in tutte le sue sfaccettature. Noi possiamo vedere, per esempio, il campo aurico di una persona, vi ricordate l'altra volta, il campo elettromagnetico. Ecco, quindi i corpi sottili che circondano e che compenetrano ogni essere vivente. Con la chiaroveggenza, per esempio, possiamo vedere il mondo dell'oltre, o dettagli che il mondo dell'oltre, qualcuno di trapassato, ci sta inviando.
e via dicendo. Al senso, per esempio, dell'udito esiste e corrisponde il senso più sviluppato, quello appunto psichico, che si chiama la chiaroudienza. Quindi, se con l'orecchio fisico noi possiamo sentire i rumori, le voci, le musiche del mondo circostante, del mondo appunto materico, con la chiaroudienza noi possiamo percepire i suoni e le voci che arrivano, per esempio, dal mondo dell'oltre. Poi cercheremo di capire un po' anche come funziona, ma sappiate che ciascuno di noi ha uno o più di questi canali. Poi chiaramente c'è il senso per eccellenza che tutti quanti noi abbiamo sviluppato, che è la chiaropercezione. Quindi chiaroveggenza, il poter vedere, chiaroudienza, il poter sentire, e la chiaropercezione. E poi ce ne sono altri che diremo fra poco. Chiaropercezione che cosa vuol dire? Vuol dire avere quella sensazione dentro il corpo. Per esempio, vi sarà capitato, no? Anche questo, quando magari state facendo qualcosa, state magari lavando i piatti, state guidando la macchina, state leggendo, eccetera, eccetera, avete la percezione che qualcuno da dietro vi stia osservando, che ci sia qualcuno nella camera insieme a voi. Vi è mai capitato? E se vi è capitato, ecco, sappiate che anche quella è una forma di chiaropercezione, cioè avere la sensazione nel corpo che qualcuno magari ci stia parlando, qualcuno magari ci stia osservando o magari semplicemente si stia avvicinando a noi. La chiaropercezione è anche fondamentale in merito alle sensazioni che abbiamo quando lavoriamo in medianità, perché essendo il nostro corpo composto da atomi densi, quindi dalla nostra pelle, i nostri muscoli, le ossa, insomma tutto ciò che ci compone è chiaramente materia densa, il nostro corpo possiamo dire che vibra ad una certa vibrazione, quindi il nostro corpo emette una certa radiazione, una certa frequenza d'onda. Rimuoviamo il nostro corpo, che è quello che faremo quando anche noi andremo nell'oltre, quando andremo nell'aldilà, è evidente che la nostra vibrazione andrà ad essere più leggera, più alta. Quindi se noi, per esempio, vibriamo ad una vibrazione che ipoteticamente, per capirci, è pari a 10, provate a immaginare, i nostri cari trapassati che stanno nell'oltre hanno una vibrazione molto più alta perché non hanno il peso della materia, non hanno la densità della materia. Spero di essere, come dire, chiaro, sto cercando di esprimere dei concetti che passano attraverso la fisica, attraverso, la parte, come dire, scientifica, attraverso la medicina. Spero di passare in maniera semplice perché appunto sono piuttosto complessi. E quindi una volta che perdiamo la parte densa, ecco che ci ritroviamo nella nostra parte divina, spirituale, che è molto più leggera, quindi vibrerà in maniera molto, molto, molto più alta. Perché abbiamo fatto ancora una volta, l'avevamo già detto l'altra volta, questa distinzione? Perché provate a immaginare cosa succede al nostro corpo fisico quando entra in contatto con l'energia di un trapassato che è molto più alta, che vibra con una frequenza molto 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 più elevata. Provate a pensare, inevitabilmente il nostro corpo andrà a percepire qualcosa a livello proprio fisico. Per esempio, i medium quando entrano in contatto con il mondo dell'oltre hanno tutta una serie di sensazioni. Potreste sentire dei brividi, è molto classico, potresti sentire del freddo, del caldo a seconda, potresti sentire anche dei soffi, delle carezze, potresti sentire il vostro cuore accelerare, potrebbe cambiarvi il respiro, diventare più magari più intenso, no? Una respirazione molto più affannosa. E di conseguenza sono tutti reazioni, ce ne sono tante altre, ma sono tutte reazioni e conferme del fatto che siete in contatto con il mondo appunto dell'oltre. Quindi che cosa vuol dire questo? Che il vostro corpo fisico, come dire, non può non reagire a quel contatto con una vibrazione più alta che quella del caro trapassato che è arrivato a parlare con voi.
Addirittura questo è nell'ambito della medianità attiva, si chiama così. Poi nelle prossime lezioni, nei prossimi incontri parleremo delle varie diversità di medianità, delle varie forme. Però per ora prendete per buono questa definizione, questo accade nella medianità attiva. Ma c'è una forma di medianità che si chiama passiva, che è tendenzialmente la trance, dove questo contatto tra il medium e il suo corpo e la vibrazione del mondo dell'oltre è talmente prossima, è talmente vicina, c'è cioè una fusione così stretta che addirittura il corpo del medium scivola in un sonno medianico, cioè si dice proprio che arriva a perdere il controllo del proprio corpo e quindi entra in uno stato alterato di coscienza molto profondo. E quindi, come per esempio Edgar Cayce, piuttosto che Roberto Setti, insomma tutta una serie di medium che vedremo a seconda della forma medianica che studieremo, ecco come questi nomi illustri, cosa capita? Il corpo del medium va proprio ad addormentarsi ed è un'esperienza molto intensa, a riprova del fatto che appunto le vibrazioni tra mondo terreno e mondo dell'oltre sono molto diverse. Quando vengono a contatto questi due mondi, il corpo del medium lo sente molto. E quindi per andare avanti, per continuare il nostro lavoro e il nostro tema della percezione, una volta che abbiamo capito un po' che cosa succede tra la vista, l'udito, eccetera, eccetera, possiamo aggiungere un altro senso molto molto sviluppato, che è la chiarosensenzia, che è una parola un po' difficile, altrimenti detta chiarocognizione. Cioè a volte succede che il medium, pur non vedendo, non sentendo, non percependo, ha delle informazioni dentro che non sa bene spiegarsi da dove arrivino. E quindi vi dirà proprio: so che c'è questa cosa, so che c'è questa informazione nella vita di questo trapassato, sento questa cosa, non so come, ma so che è così. Questa forma di percezione si chiama appunto chiarosensenzia o chiarocognizione. Quindi qualcosa che so, ma non so in che maniera l'ho percepita. Allora, visto che il tema è proprio percepire l'energia, non possiamo non parlare di una, come dire, una delle grandi protagoniste della percezione, cioè che ci aiuta nel percepire l'energia, che è la ghiandola pineale. Il lavoro della ghiandola pineale è fondamentale per la percezione appunto dell'energia stessa. La ghiandola pineale è una piccola ghiandola che si chiama epifisi, che si trova proprio al centro della scatola cranica. Immaginate il nostro cranio al centro tra i due occhi, quindi all'altezza degli occhi, andate dentro, al centro si trova questa piccola, piccola, piccola ghiandola che ha la forma di pigna, ed è per questo che si chiama pineale, ed è grande come un chicco di mais. La ghiandola pineale è fondamentale per il lavoro del medium, per il lavoro del sensitivo. Perché? Immaginate intanto che è una ghiandola che fin dall'antichità era stata riconosciuta come la sede dell'intuizione. Questo fu Cartesio che la definì così. L'epifisi o ghiandola pineale o altrimenti detta terzo occhio è così importante che svolge delle funzioni, per esempio, utilissime nel mondo animale. Vi siete mai chiesti come fanno gli uccelli migratori a riconoscere la propria strada, percorrere centinaia di chilometri e dopo magari un anno tornare nello stesso nido? E io me lo sono chiesto più di una volta perché a Milano, dove abito, nel periodo estivo, primaverile, appunto ci sono le rondini che arrivano dall'Africa. E ormai gli studi di appunto ornitologia, di natura e quant'altro hanno confermato questo, che queste creature così piccole fanno questo viaggio pazzesco dall'Africa, passando da Gibilterra, quindi la Spagna, la Francia, per poi arrivare in Italia e tornano nello stesso nido dell'anno precedente. Come fanno senza nessun tipo di navigatore, tom-tom o altro? Utilizzano una delle capacità della ghiandola pineale, cioè la ghiandola pineale aiuta nelle rotte migratorie questi uccelli per poter tornare esattamente nello stesso punto. E poi ci sono mille esempi che la natura ci offre, per esempio quando gli animali vanno in letargo,
sembrano sincronizzati, sembra che qualcuno dica loro: ok, da oggi tutti andate nelle vostre tane, ci rivediamo fra qualche mese. Ebbene, questa voce che parla è proprio la ghiandola pineale. Gli animali che vanno in letargo sanno, riconoscono quando è il momento, proprio perché le loro percezioni della ghiandola pineale dice loro di andare appunto, di andare in letargo. Per quanto ci riguarda, la ghiandola pineale è molto interessante perché oltre a, come dire, aiutarci nei cicli circadiani, cioè ci dice la ghiandola pineale quando è ora di andare a dormire, quando è ora di svegliarsi, quindi regola il ciclo sonno-veglia, è fondamentale per l'essere umano perché la ghiandola pineale concorre alla produzione di tutta una serie di sostanze che per esempio per il medium sono fondamentali. Intanto la ghiandola pineale, visto che è ricoperta di fotoricettori, che sono le stesse cellule che ricoprono, pensate un po', la pupilla, fanno sì che venga prodotta la melatonina. Quindi provate a immaginare che strano, all'interno del nostro cranio c'è una piccola, piccola ghiandola che è ricoperta da queste cellule che appunto sono dei fotoricettori ed è stranissimo, no? Perché queste cellule pigmentate al buio, perché il nostro corpo deve aver messo lì appunto questa ghiandola ricoperta da fotoricettori se dentro è buio. Ed è per questo che è molto interessante che i nostri antichi avi l'abbiano chiamata terzo occhio, proprio perché è davvero un terzo occhio posizionato all'interno del nostro cranio. Quindi pensate, questa ghiandola ricoperta da fotoricettori, stranamente, che al buio, come dire, secerne questa sostanza che si chiama appunto melatonina. La melatonina è fondamentale, per esempio, per coloro i quali fanno i viaggi astrali, perché non solo serve a dormire, ad avere una buona qualità di sonno, ma aiutano tantissimo nell'attività onirica. E non solo, la ghiandola pineale è anche molto molto interessante perché concorre alla produzione di sostanze come il triptofano, che è una sostanza che tra l'altro è contenuta anche per esempio nei funghi allucinogeni, o della serotonina, scusate, la serotonina. E la serotonina è una sostanza, anzi, come dire, sì, proprio un cosa per stare, che è molto molto fondamentale per il tono del buon umore. Infatti viene proprio chiamato così l'ormone della felicità. E l'ormone della felicità è importante nel nostro caso perché noi sappiamo, e lo vedremo più avanti quando parleremo di contatto con il mondo dell'oltre, è importante la felicità, la gioia, perché alzando le nostre vibrazioni ci permettono di essere in contatto con il mondo dell'oltre. Quindi, per riassumere, la ghiandola pineale non solo ci aiuta nell'attività onirica con la produzione della melatonina, ci aiuta ed è un buon indicatore nella produzione della serotonina e quindi con il collegamento con il mondo dell'oltre che vedremo nei prossimi incontri, ma infine è fondamentale la ghiandola pineale perché concorre alla produzione di un'altra sostanza dal nome un po' difficile che è la dimetiltriptamina. Una sostanza così forte, così particolare che viene addirittura definita la molecola di Dio, provate a pensare. È una sostanza molto 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 studiata perché pare che sia quella sostanza che viene messa in grandi quantità nel momento della nascita e nel momento della morte dell'individuo, oppure durante le esperienze di premorte. Quindi la nostra ghiandola pineale produce in grande quantità questa sostanza, la dimetiltriptamina, proprio nei momenti clou, nei momenti fondamentali. Ed è una sostanza che si chiama appunto molecola di Dio, che pare produca una grande connessione con la nostra parte spirituale. Tant'è vero che sono stati fatti proprio degli studi, c'è anche un libro, un film molto molto interessante che è omonimo, si chiama proprio La molecola di Dio, sulla DMT, dimetiltriptamina, e sono stati fatti questi studi proprio per vedere la connessione universale con il cosmo che l'essere umano può dar vita attraverso appunto questa sostanza. Quindi come vedete questa piccola ghiandola è così importante perché nel momento in cui andiamo a lavorare con l'energia ci permette
di entrare in una connessione molto diversa. Ci permette, per esempio, di sviluppare la nostra vista semplice e farla diventare, per esempio, chiaro-udienza. Ci permette di sviluppare la nostra chiaroveggenza, scusate, di sviluppare il nostro udito e di trasformarlo in chiaro-udienza. Quindi la ghiandola pineale diventa, come dire, quel tunnel, quel booster che ci permette appunto di potenziare i nostri sensi fisici. Un'ultima parte legata alla percezione, poi faremo anche degli esercizi per cercare di capire come funziona la percezione, è chiaramente legata all'attività dei due emisferi. Voi sapete che il nostro cervello si divide tendenzialmente in due parti più o meno simili, l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. Perché è fondamentale parlare di tutto questo? Perché l'emisfero destro, che è quello preposto alla creatività, è quello preposto ai colori, è quello preposto appunto a tutto ciò che è molto dinamico, è l'emisfero che aiuta il medium durante la connessione medianica, durante il lavoro con l'energia. A differenza di questo, per esempio, l'emisfero invece sinistro è l'emisfero quello logico, è l'emisfero, come dire, ingegnere, quello che ci dice bianco e nero, l'ingegnere è l'emisfero ingegnere che ci racconta appunto dei numeri. Quindi è quello più razionale. L'emisfero destro invece è quello più artistico, è quello più poeta, è quello più creativo ed è quello che si attiva durante le connessioni medianiche. Provate quindi a immaginare tutto questo durante per esempio un contatto. Sono stati fatti numerosi test, numerosi esami. Hanno proprio applicato, sapete come si fa con un elettrocardiogramma, tutti i vari diodi attorno alla testa del medium per vedere le attività cerebrali durante un contatto. Ed è stato proprio rilevato che scusate, nella parte destra che c'è l'attività più intensa durante un contatto medianico. E, per esempio, a me quello che capita è che quando sento i nomi io li sento nell'emisfero destro. Non voglio dire che questa possa essere una regola per tutti, però personalmente so che in quel punto del mio emisfero, se io mi focalizzo lì, so che lì andrò a percepire i nomi dei trapassati che arrivano durante un contatto. Ok, quindi questa è la prima parte teorica. Abbiamo parlato della percezione dei vari sensi fisici che può essere potenziata arrivando a diventare la vista, la chiaroveggenza, l'udito, la chiaro udienza e poi la chiaro percezione con la chiaro sensenzia. E poi abbiamo parlato della ghiandola pineale, fondamentale per poter vedere oltre le immagini, utilissima per i sogni, per l'attività onirica e chiaramente poi per tutto ciò che è legato alla connessione universale con la dimetiltriptamina. E poi abbiamo visto anche l'importanza dell'emisfero destro, l'emisfero creativo. Tanto è vero che nei corsi, per esempio, di medianità che propongo c'è sempre una parte dedicata allo sviluppo di questa parte più creativa, attraverso proprio il disegno, attraverso la musica, perché più siamo creativi, più siamo artistici e più ci stacchiamo dalla parte razionale e di conseguenza riusciamo ad elevare le nostre vibrazioni, ad alzarci. D'altra parte, anche nei Vangeli si dice, no, beati i bambini, i puri di cuore, perché di loro sarà il regno dei cieli. Significa proprio questo, significa nel momento in cui entriamo in una zona, in uno spazio di vibrazioni alte, pure, colorate, divertenti e incantate, ecco che possiamo accedere ai mondi sottili. Più siamo invece ancorati ai pensieri, alla responsabilità, alla dualità bianco e nero, eccetera, eccetera, e meno avremo, come dire, lo slancio per elevarci verso i mondi sottili. Se nel frattempo avete qualche domanda, vi prego gentilmente di scriverla perché tra poco mi piacerebbe passare proprio come dire, alla parte proprio pratica, ok? Quindi sentire, percepire non è pensare. Ricordatevi, per esempio, il sentimento che provate verso una persona che amate. Magari avete un figlio, una figlia, avete un marito, una moglie o anche un animale domestico, un fratello, una sorella. Provate in questo momento a pensare a questa persona e a sentire che cosa succede dentro. Quindi chiudete gli occhi, fate per qualche secondo questo istante. Pensate alla persona che amate, magari in questa dimensione o in un'altra dimensione, e ascoltate ciò che accade dentro.
Ebbene, quello che state sperimentando è il percepire l'energia. Non si tratta di pensare, non si tratta di collegarsi col pensiero, non si tratta di ricostruire una sensazione con la testa, ma si tratta invece di sentire, di percepire, di abbracciare quel sentimento, di viverlo, di farne un'esperienza. Quindi quando noi percepiamo il mondo dell'oltre, quando noi percepiamo l'energia di una stanza, l'energia di una persona, l'energia di un luogo, ecco quello che capita, che noi andiamo nel nostro spazio dell'ascolto interiore, che non ha nulla a che fare evidentemente con il pensare. Sono certo e sicuro che ciascuno di voi ha sperimentato tutto questo, ok? Quando voi abbracciate per esempio una persona che amate, una persona che vi è cara, pur non dicendo nulla, pur non pensando nulla, ecco che sentite il cuore battere e vi sentite travolgere dalle emozioni. Ciascuno di noi conosce molto bene questa sensazione. Sto leggendo qua e là qualche commento, per esempio Simona dice io non riesco a sentire niente. Allora Simona, non è così, diciamo che non ne hai consapevolezza, perché come tutti noi, anche tu sei mondo spirituale, per poter ascoltare l'energia per poter connettersi al mondo spirituale, devi ricordarti questo, questa semplice informazione. Anche tu sei parte del mondo spirituale, perché anche tu c'è, come dire, hai uno spirito che ti anima, che ha scelto di incarnarsi nel tuo corpo e di conseguenza di fare questa esperienza terrena. Quindi è impossibile, nessun essere vivente, come dire, non sente, non ha la capacità di sentire. Quello che invece succede, magari non ne hai consapevolezza, oppure pensi che il sentire sia qualcos'altro di diverso. E invece il sentire è qualcosa che noi sperimentiamo tutti, tutti, tutti i giorni. Ok? E vorrei aprire una parentesi importante, che è quella legata al dolore, perché so che in collegamento ci sono tante persone che hanno qualcuno nell'oltre, che stanno soffrendo. Per esempio Cristina dice mi manca da morire mia figlia e via dicendo. Allora, sappiate una cosa, il dolore è un grande nemico per la connessione, ma non fraintendetemi, non voglio assolutamente che passi il messaggio sbagliato. Il mondo dell'oltre è sempre presente, i nostri cari sono sempre presenti, quindi chiunque vi venga a dire che non dovete piangere, non dovete soffrire perché li allontanate, perché li fate soffrire o perché insomma li fate restare nell'ombra e non li mandate nella luce, ebbene, chiunque vi dica questo è qualcuno che non conosce come funziona il mondo dell'oltre. Quindi vi prego, vi scongiuro veramente di non scivolare mai in questo tipo di pensiero, perché quando amiamo una persona è inevitabile che, se questa persona viene a mancare, è inevitabile che noi andremo a versare delle lacrime, andremo a struggerci per quel dolore. Ve lo dice uno che purtroppo di lutti ne ha avuti tanti e so bene di cosa sto parlando. Quindi per piacere non ascoltate quelle persone che per qualsiasi motivo vi dicono appunto di non piangere, di smettere di soffrire, che fate soffrire i vostri cari nell'orto, perché non è così. I nostri cari nell'oltre sono invece molto 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 gioiosi e non vedono l'ora di contattarci. Questa è la realtà. Quello che però succede, Francesca Rossi, adesso poi arrivo anche alla tua domanda, quello che però succede è che inevitabilmente il dolore crea una barriera, ma una barriera nel sentire, quindi non è che succede nulla ai nostri cari, succede qualcosa nel nostro sentire. Succede qualcosa nel nostro sentire perché è un po' come se fosse una specie di guaina, una specie di scafandro che ci isola e che ci impedisce di percepire bene o al meglio i nostri cari. Prendiamo questo discorso con le pinze perché non vorrei che qualcuno poi magari ci rimanesse male. Quindi se avete qualcuno nell'oltre e state soffrendo, come dire, ritenetevi nella giusta parentesi, perché anche il dolore merita di essere ascoltato e merita di essere affrontato. Ma nello stesso momento, come dire, ricordatevi una cosa, la medianità, il percepire l'energia è come una, come dire, un'antenna radio. Esattamente come funzionano le frequenze radio. Se voi vi sintonizzate sulla radio del dolore,
inevitabilmente non riuscirete a sintonizzarvi sulla radio del mondo dell'oltre, sulla radio dove magari c'è vostro figlio piuttosto che qualcuno che amate nell'oltre. Sto facendo l'esempio della radio solo per capirci, è un'immagine. Quindi provate a immaginare di avere davanti una radio, voi scegliete una stazione, ascoltate per esempio Radio 105, se ascoltate Radio 105 non potete ascoltare Radio DJ per fare un esempio. Quindi se il vostro dolore vi focalizza su quella stazione, sulla stazione del dolore e della sofferenza, sarà molto difficile poter ascoltare un'altra stazione radio. E quindi di conseguenza quello che vi suggerisco, ve lo dico per esperienza personale, cercate di capire quanto è accaduto, di attraversare quel dolore, di non avere fretta di farlo fuori, perché è entrato nella vostra vita per una ragione, ma soprattutto perché, anche se è una frase forte, forse l'avete anche scelto di comune accordo. È un'esperienza quella della perdita di qualcuno a noi caro molto forte, molto intensa, ma anche molto maestra. Di conseguenza, come dire, lasciamo che questo dolore, con i propri tempi, con i propri modi, possa svolgere la sua funzione, la funzione evolutiva del dolore. Non abbiate fretta e soprattutto non accettate mai quei bruttissimi consigli. È passato un anno, 2 anni, smettila di piangere, rimettiti nella vita, cerca di trovare un nuovo compagno, piuttosto che... Non ascoltate queste cose. È un'esperienza totalmente personale, è un'esperienza che va condivisa e quello che può aiutarvi eventualmente è parlare con qualcuno che ha il vostro stesso problema. Detto questo, per tornare al nostro tema che è il sentire l'energia, ricordatevi che il dolore abbassa, come dire, la possibilità di percepire i nostri cari. Non è una punizione, non fraintendetemi, è che semplicemente avviene per un motivo uno fisiologico. La ghiandola pineale che lavora sul buon umore, sulla gioia, sulla felicità, se noi siamo tristi inevitabilmente lavora male. E come abbiamo detto prima, la ghiandola pineale è molto utile nel mondo della percezione, quindi se lavora male inevitabilmente le mie percezioni si abbassano. E due, perché il mondo spirituale sa molto bene che se state attraversando un dolore, quel dolore deve essere ascoltato, non deve essere messo sotto il tappeto come la polvere, perché prima o poi verrà fuori. Di conseguenza prendetevi del tempo, lasciate che questo dolore racconti di sé, vi racconti a voi chi siete. A quel punto, come dire, una volta che le nebbie a poco andranno a dipanarsi, sarete pronti a percepire nuovamente come prima. Quindi non abbiate timore che i vostri cari sono sempre lì, sono molto felici e pronti ad ascoltarvi, ma sta a noi, come dire, arrivare pronti. Allora, volevo leggere una... dunque, me la sono persa, o forse l'ho trovata. Ecco, sì. C'era questa credo fosse di Francesca, ci racconti come hai iniziato a percepire. Ma allora, tutti noi iniziamo a percepire fin da piccoli, non solo con gli amici immaginari, attraverso i giochi, eccetera, eccetera, ma se dovessimo raccontare ciascuno di noi la propria storia, anche come medium, ma anche come semplici utenti, sono certo che ciascuno di noi avrebbe degli aneddoti da raccontare. Personalmente, da piccolo, da ragazzino, facevo delle cose che per me erano abbastanza ludiche, abbastanza scontate che le facessero tutti, per poi accorgermi che invece non era così. Per esempio, con mia sorella, che è sicuramente collegata, facevamo questa cosa molto strana di far muovere gli oggetti con l'energia cinetica e quant'altro, e funzionava. Oggi non sarei in grado di farlo, ma allora sì. Mi ricordo c'era il giradischi. Con le mani, insomma, cercavo di farlo fermare, di farlo girare al contrario e la cosa avveniva. Quindi, giusto per farvi capire un po' il potenziale che alberga in ciascuno di noi. Poi quello che è successo a un certo punto che di colpo, durante un lavoro di medianità, eccetera, è proprio esplosa la mia capacità medianica. Mai mi sarei immaginato di ritrovarmi a insegnare medianità o a fare tutto, insomma, una serie di cose infinite, contatti, conferenze, eccetera, sul tema, ma così è stato. Quindi per me è stato un momento proprio, come dire, all'improvviso. È arrivato
Probabilmente era da tanto che il mondo dell'oltre insisteva, ma io da bravo scettico rinnegavo tutto, ma poi di fatto a un certo punto non ho più potuto negare l'evidenza. Quindi nel mio caso è stato così. Ed è accaduto attraverso un momento di trance che appunto è arrivato all'improvviso, io non sapevo neanche cosa fosse e sono scivolato in questa trance e da lì a poco insomma ho cercato di sviluppare le mie capacità medianiche. Come vi dicevo all'inizio del collegamento, mi trovo comunque, per esempio, qui a Stansted, al college, che è il college famoso inglese per lo studio e lo sviluppo delle facoltà extrasensoriali, proprio perché non si finisce mai di imparare, c'è sempre qualcosa da aggiungere al proprio bagaglio, diciamo così. Ora vorrei, se avete delle domande pertinenti appunto alla tematica che è il percepire l'energia, io sono pronto a rispondermi, altrimenti vado avanti. Vedo che Monica scrive una domanda molto interessante. Quindi medium si nasce? Allora, il lavoro della percezione dell'energia appartiene a tutti, proprio perché siamo noi in primis mondo spirituale, proprio perché noi in primis siamo compenetrati, circondati da appunto campi elettromagnetici, vi ricordate l'incontro dell'altra volta? E quindi, come dire, abbiamo tutti innate queste capacità. Quello che può differire, per esempio, è che ci sono persone che arrivano in questo piano dimensionale con proprio la missione di abbracciare un percorso di medianità. Quindi i medium che arrivano decidono già prima di destinare, dedicare la propria vita a tutto questo. Ma ciò non toglie che persone che invece non andranno a fare il medium nella propria vita possono avere delle grandissime qualità medianiche. E questo perché, come dire, tutti noi siamo un mondo spirituale, tutti noi possiamo dialogare con il mondo dell'oltre. Poi si dice sempre, io sono d'accordo un po' in parte, che tutti siamo sensitivi ma non tutti siamo medium. Io su questa frase un po' confezionata non sono molto d'accordo, perché se siamo tutti mondo spirituale possiamo tutti parlare col mondo spirituale e quindi siamo tutti medium. Ma quello che sicuramente fa la differenza è che ci sono persone magari più predisposte a sviluppare le proprie capacità medianiche, oppure hanno una curiosità perché in famiglia magari già se ne parla, oppure semplicemente perché nella loro vita, nel loro piano, nella loro missione appunto di vita c'è che andranno a fare il medium. Personalmente, per esempio, fino a un certo punto della mia vita tutto questo era totalmente estraneo. Poi, studiando e approfondendo, ho capito che tanti fenomeni da ragazzino erano già espressioni di medianità. Ma vi devo dire che fino a un certo punto della mia vita la medianità era qualcosa di assolutamente estraneo, non sapevo neanche cosa fosse la medianità. Ma evidentemente nel mio caso era proprio scritto, perché, e mi succede ancora, ogni qualvolta cerco di allontanarmi per qualsiasi motivo, il mondo spirituale mi riporta lì, c'è sempre qualcosa che mi dice devi stare lì e devi andare avanti. Quindi spero di averti risposto in qualche maniera. Dunque, se avete allora, sempre domande relative alla tematica, cerchiamo di non uscire perché altrimenti poi diventa un incontro poco propedeutico. Dunque, volevo sapere se nell'oltre loro riescono a capire il nostro linguaggio, dato che invece noi non possiamo sentirli, dato che ci hai detto che loro ci sono vicini e noi ci ascoltano. Certamente, Cristina, diciamo che il mondo dell'oltre non è molto diverso da questo mondo. Diciamo che dal punto di vista del potenziale quantico, ne parleremo più avanti dell'aldilà, anzi vi preannuncio che il prossimo incontro sarà proprio su com'è l'aldilà. Dal punto di vista quantico, l'aldilà sarà qualcosa, come dire, che corrisponde a ciò che noi ci aspettiamo l'aldilà possa essere. Quindi qualsiasi forma di luogo, di dimensione, immaginate qualsiasi cosa che secondo voi può appunto dare forma al mondo dell'oltre. Dico questo perché molto spesso le persone pensano che l'aldilà possa essere come il nostro solar, avete presente il film, il libro di Chico Xavier, oppure possa essere il paradiso, secondo per esempio se siete cristiano-cattolici. O possa essere, non lo so, il nirvana, come in India, no? Quindi con questi fiumi di latte, di miele,
dove tutto è simmetrico, anche per il mondo induista ci sono, come dire, dei mondi che ci aspettano molto belli, ma sarebbe ingiusto dire che l'aldilà è solo una cosa piuttosto che un'altra. Quando Chico Xavier, per esempio, ha canalizzato uno solare, ha psicografato, quindi ha scritto attraverso appunto la voce delle sue guide questo libro, uno solare, ha descritto un al di là secondo la sua visione. Ricordatevi sempre molto bene che il medium fa medianità, canalizza, eccetera, attraverso la propria esperienza. È molto importante questo, non esiste una verità. La mente del medium è sempre presente, quindi tutto verrà filtrato dal medium stesso. Quindi, se esiste per esempio il paradiso terrestre come i cristiani pensano, l'aldilà, allora un povero, non so, induista o buddista o ateo, agnostico piuttosto che protestante, cosa deve pensare? Se esiste una sola verità, un solo al di là con quella forma, tutti gli altri allora sono sbagliati? No. Quindi l'aldilà, che ci attende avrà la forma a seconda del nostro potenziale, delle nostre aspettative, del nostro sistema di riferimento, ma ne parleremo un'altra volta. Mentre invece, quello che volevo dire per rispondere a Cristina, loro riescono sempre a sentirci, a vederci, perché quello che differisce tra noi e loro è semplicemente la densità della materia. Quindi immagina i tuoi cari attorno a te, che esattamente come prima possono sentirti e vederti. Ma immagina noi che non avendo quel tipo di apertura, quel tipo di vibrazione così alta, siamo limitati nei nostri sensi fisici, quindi il nostro occhio riesce a vedere solo quell'intervallo di valori, di colori, il nostro orecchio riesce a sentire solo quella percezione di appunto suoni, quell'intervallo limitato. Quindi questa fa la differenza. La densità della materia ci impedisce di vederli e di sentirli. Allora dobbiamo attivare i sensi psichici, come abbiamo detto all'inizio dell'incontro. Ok? E se ci sono altre domande pertinenti. Allora, Carla, l'argomento della medianità onirica la vediamo, se possibile, un'altra volta, perché adesso vorrei farvi fare un lavoro proprio sulla percezione. Ok, quindi abbi pazienza. Tutte le altre domande vi chiedo scusa, magari vi rispondo poi nei commenti, ma in questo momento noi dobbiamo rimanere appunto nel tema, che è quello della percezione dell'energia. Vorrei farvi fare un veloce esercizio proprio pratico per capire se appunto magari potete già da soli percepire queste vibrazioni sottili, no? Queste percezioni appunto energetiche. Allora, quello che dovete fare è prendere le vostre mani, è un classico esercizio, si fa molto spesso durante i percorsi di medianità, quindi avete le vostre mani. Quello che vi chiedo è di prendere il pollice, per esempio della mano destra, ed iniziare a girarlo all'interno della mano sinistra, proprio in questa maniera qua, cerco di farvelo vedere così. Lo fate girare andando a stimolare i chakra minori. I chakra sono vortici di energia, ne parleremo anche di questi più avanti, e facendo questo lavoro andate proprio a stimolare. Quindi fate questo in entrambe le mani, quindi pollice destro sulla mano sinistra, fatelo proprio in questo momento, pollice sinistro sulla mano destra, fatelo per un po', fatelo, 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 andate a stimolare proprio i chakra minori. Una volta fatto questo, aprite e chiudete velocemente le mani, aspettate che cerco di mettermi in questa maniera, aprite, chiudete, 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 scrollate in questa maniera, io spero che sia chiaro come sto facendo, fatelo proprio in diretta con me e poi a un certo punto posizionate le mani a circa 30 cm di distanza tra loro. Una volta che siete in questa posizione, magari potete chiudere gli occhi, quello che andrete a fare è piano piano avvicinare le due mani finché a un certo punto, ecco, io per esempio la sto sentendo, sentirete proprio l'energia. Sarà una sensazione molto strana perché sentirete come se c'è qualcosa tra le due mani, quasi fate fatica. È come se ci fosse un fluido, un gel che spinge. Provate a sentire. E ovviamente diventa difficile
avere un feedback perché i tempi della diretta non mi permettono di leggere velocemente i commenti, però provate, se non sentite, rifate tutto il lavoro sui chakra, quindi pollice sul palmo della mano opposta, pollice sul palmo della mano opposta, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, poi scrollate veloce. E poi 30 centimetri e andate ad unire finché a un certo punto, ecco che sentite la resistenza. Potreste sentire un grande calore, è come se ci fosse qualcosa, bene che mi rispondete, grazie, qualcosa che si stringe. E se voi andate fino giù, proprio la sentite molto chiaramente, molto chiaramente. Se non riuscite, come dire, potete provare in un secondo momento. Esatto, inizialmente sembrava che si respingessero, proprio come due calamè. Esatto, vedete che tutti quanti voi, perfetto, state sentendo la vostra energia. State sentendo la vostra energia. Potete farlo nella stessa maniera. Ottimo, bravi che state scrivendo. Perfetto, sembrava di avere un rettangolo, pressione, caldo, perfetto, cuscinetto, bella espressione, perfetto, ho sentito corrente, perfetto. Se volete, facendo sempre questo lavoro, quindi andate, 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 sempre pollice all'interno del chakra minore, pollice all'interno del chakra minore. Bene, sono contento che state. Sperimentate ancora, fatelo ancora, gentilmente. Quindi insieme a me lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo, poi apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo velocemente, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo velocemente, faccio questo lavoro in questa maniera, bene, sono contento, e poi quello che posso fare è questo lavoro qua, mi posiziono a circa 10 centimetri e faccio questo lavoro, passo in orizzontale la mano lentamente vicino all'altra. A un certo punto proprio sentirete il passaggio, sentirete come se c'è un'elettricità che si sta muovendo. La sentite? Anche qui è molto forte. Provate a sentire. Oppure al contrario, la mano destra la mettete in verticale. E poi fate scorrere piano piano l'altra e sentirete sulla mano in verticale proprio la percezione dell'energia. Per le persone che non hanno percepito niente, chiedo di rifarli magari in un secondo momento, così avete tutta la calma e tutto il tempo per poter sperimentare. Ok? Quella che state sentendo è la vostra energia, quella che, come dire, vi circonda ed è la stessa che, come dire, utilizzate. I medium utilizzano espandendola per poter contattare il mondo dell'oltre. Quindi sono contento che la maggior parte di voi abbia sentito perché è qualcosa di tangibile, siamo fatti di energia e la possiamo percepire. Come il passaggio di una piuma, formicolì, sentito, perfetto, mi fa molto 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 piacere. E quindi provate a, come dire, a sperimentare nei prossimi giorni, cercare di capire se la sentite, la percepite e allenatevi in tal senso. Non solo, potreste anche allenarvi nel osservare l'energia, per cui magari vi mettete davanti ad una pianta, il classico esempio che si fa, o davanti a una persona, se potete farlo in due, guardate la persona, il consiglio è di fissare un punto, magari una spalla, un orecchio, non so, la punta dei capelli, di rimanere lì con lo sguardo, cercare di battere il meno possibile le palpebre e lasciandoli lo sguardo per qualche istante, per qualche istante, per qualche istante, a un certo punto vi accorgerete che attorno alla figura appunto che state osservando, alla pianta, alla persona, eccetera, si forma come uno strato sottile bianco, è il famoso corpo eterico. Anche quello è un altro modo per osservare l'energia. Provate a sperimentarlo, magari già stasera o in un altro momento, provate a vedere se c'è tempo,
è modo di sperimentare tutto questo, quindi con le mani, sentire l'energia oppure osservandola attraverso questo semplice esercizio. Sono esercizi molto basici che però vi danno un'idea del potenziale che abbiamo, perché tutti quanti noi possiamo veramente vedere e percepire l'energia. Se sviluppiamo tutto questo, riusciamo anche a un certo punto ad alzare le vibrazioni e quindi a percepire il mondo dell'oltre. Ok? Mi piacerebbe adesso dare vita ad un contatto per una persona che è arrivata qui. E sapete che lasciamo spazio un po' all'ultimo ai contatti appunto dell'oltre, proprio perché se arrivano bene, poi io non amo molto le cose fatte online così perché coi tempi di risposta è sempre un po' difficile. Però dunque c'è una signora qui. Allora, intanto volevo dirvi una cosa. C'è un grande movimento e prima della signora si è voluta anteporre una bambina. È una bambina che secondo me, io non sono bravo con l'età semplicemente perché non ho avuto figli, quindi mi sbaglio anche con i bambini ancora in questa dimensione, ma secondo me è intorno ai 10 anni. È una bambina molto molto carina, vivace e che ha passato poi però l'ultimo pezzo di vita, diciamo così, in ospedale. Quindi se mi dice il nome, come spesso fanno, poi ve lo so dire, ma ad ogni modo è questa ragazzina che io credo abbia intorno ai 10-12 anni, che è stata diciamo in salute, poi a un certo punto si è ammalata e se n'è andata per questo motivo. Credo che ci sia la mamma qui e credo che la mamma stia molto soffrendo per questa ragazzina. E quindi probabilmente il nome Paola ha a che fare con questa storia. Non so dirvi ancora perché l'ho solo sentito, se è il nome della ragazzina o se è qualcuno della sua famiglia. Quindi vi volevo chiedere se intanto partendo da questo abbiamo in qualche maniera un riscontro. Perché è qui che zampetta e mi sta dicendo un po' tutto questo. Ok? Quindi c'è questa ragazzina che mi chiede appunto di intervenire. Se avete in qualche modo un'idea, lasciatemi un contatto, lasciatemi un messaggio così io posso capire se. Sì, no, c'è tutta una fila di persone che vorrebbero parlare, però mi piacerebbe trovare un po' questa. Eventualmente questa mamma o chi conosce la mamma di questa ragazzina. Quindi se mi date dei feedback io posso in qualche maniera andare avanti. Se no, come dire, la lasciamo cadere, che non è un problema perché, ripeto, fare i contatti così online è sempre una cosa che a me piace abbastanza poco. Ok? Dunque, vedo tutto bloccato. Io spero che la connessione ci sia ancora. Anzi, se qualcuno mi scrive al di là del contatto, così capisco se la connessione è ancora attiva o no. Qualcuno mi scrive, così capisco se siamo ancora online perché ho dei segnali che mi dicono della connessione un po' bassa. Allora, Sandro mi dice ti fa vedere come è andata via, l'ho detto prima, nel senso che so che è stata in salute e da un certo punto se n'è appunto andata. Vedo comunque una malattia dove ci sono delle flebo, siamo in ospedale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Sandro, se... Ok, grazie che mi state scrivendo, vi vedo in ritardo. Quindi Sandro, se hai idea di questa ragazzina, fammi sapere perché è importante per me. Capire questo. Sappimi dire anche se questo nome ti dice qualcosa, questo nome Paola. E credo che abbia passato un po' di tempo a letto. Quindi in questa sua ultima fase probabilmente è stata anche appunto allettata magari in ospedale o a casa, questo non te lo so dire, ma di sicuro è stata molto 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 distesa.
Ed è un peccato perché ha una bella energia, è una ragazzina che sicuramente insomma, avrebbe potuto fare una vita terrena molto. Ok, Sandro, il nome non ti dice nulla. Togliendo il nome ti dice il resto, mi dici questa cosa del stare allettate tanto, eccetera, eccetera. Ho bisogno però che andiate veloce perché fare i contatti così come al solito diventa poi. Ma la bimba potrebbe. Ok. Ti risulta questo ultimo periodo passato a letto? Dimmi questa cosa. Ho conosciuto la mamma, ok. Mi puoi però dire, perché se no, come dire, la lasciamo andare questa cosa. Ho bisogno di riscontri, se no si va. Ok, mi hai dato un sì, perfetto. Ascolta, la mamma di questa ragazzina qua è una cosa non troppo bella da dirsi, ma ti è sembrata molto scossa da questa situazione, tanto anche da arrivare come dire, a farsi sostenere con una cura, insomma, farmacologica. Non mi piace entrare nei dettagli, ma penso che tu mi abbia capito. Ha avuto molto tempo in ospedale, mi dici questa cosa della mamma, perché se quindi insomma ha dovuto prendere dei farmaci e forse ancora deve prendere dei farmaci per stare in un certo qual modo equilibrata. Dimmi solo sì o no perché sono dettagli troppo privati, a me non piace così lanciarli in pasto al pubblico di internet. Qualcosa ho saputo. Ok, perfetto, va bene. Allora, al solito, intanto ti chiedo, Sandro, se hai modo di sentirlo, sentirla, e se le puoi chiedere se esiste questa Paola nella sua famiglia, perché per me è importante che tu possa darmi questo riscontro. Se così è, mi contatti in privato e vediamo se è lei o meno. Ok? Perché altrimenti, come dire, io stesso non mi fido nell'aprire un contatto dove non ho tutti i riscontri. Ok? Che altro dire? In questo momento c'è una grande confusione qua, ma io temo per la mia connessione che sta andando e venendo, perché continua a dirmi la frequenza dei fotogrammi è troppo bassa. Perfetto, grazie Sandro, grazie, grazie, grazie infinite. Allora, io purtroppo devo chiudere perché temo veramente che tra poco mi cada la connessione. Cercate di fare possibilmente quegli esercizi a casa, appunto la percezione dell'energia tra le mani, eccetera, o di allenarvi con la vista. Ok, per me è molto importante. Sandro, oltre a Paola, chiedi gentilmente anche di Chiara. Nome Chiara, questo è l'altro nome. E grazie, grazie mille, vi abbraccio forte, ci sentiamo appunto, sappiate che noi ci vediamo ogni mese qui su appunto Focus 3 con Cose dall'altro mondo che è questa nuova rubrica che grazie ad Enrico e Anna abbiamo messo in piedi su questa pagina importante. Vi comunicherò il prossimo incontro, così andiamo avanti nel nostro appunto percorso di medianità assieme. Ok, un abbraccio a tutti, grazie per essere stati qui con me e ci vediamo la prossima volta. Ok? Bacioni, ciao!